Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi ho come piacere avere il dottore medico Alberto Cerasari, a cui do subito la parola così si può presentare. Ciao Alberto e grazie di essere qui. Ciao Domenico, grazie a te, è un piacere rivederci anche se a distanza, è un po' che ci sentiamo spesso ma ci vediamo poco. E niente, io ti ringrazio per l'invito, mi hai presentato, io sono un medico dello sport, ho lavorato diversi anni in ospedale nel reparto di medicina interna dove ho affinato appunto una serie di skill e di caratteristiche proprio di un internista, quindi diciamo una doppia anima da medico sportivo e da internista. E sono approdato da circa un anno e mezzo a Milano per lavorare e affiancare una struttura, una startup innovativa che si chiama Solongevity, che si occupa di medicina della longevità. Quindi un nuovo tipo di medicina che diciamo, ha il compito di lavorare e ottimizzare tutto ciò che riguarda il mondo della biologia dell'invecchiamento. Ok, parliamo quindi un pochino di questo centro che hai citato. Ci dici un po' qual è la mission di questo centro e cosa fate nello specifico? Allora, sì, diciamo che la mission è quella di poter intervenire su quelle che sono le problematiche legate all'invecchiamento, soprattutto partendo da un check-up estremamente approfondito che tiene conto di tanti aspetti biochimici, molecolari e strumentali anche della medicina moderna che ci consentono di fare una stima di come funziona l'organismo dal punto di vista, diciamo, genetico, ematochimico, biochimico e dello stato ottimale di salute. È un progetto molto ambizioso perché ovviamente richiede una serie di caratteristiche non solo del team che lavora dietro, ma anche di strumentazioni molto all'avanguardia e l'obiettivo è quello di cercare di intervenire su quelle che sono quei cosiddetti hallmarks, cioè i tratti distintivi dell'invecchiamento. Ad oggi ne sono stati identificati 12, con un aggiornamento che è stato fatto l'anno scorso da Lopez Otin, che è diciamo, un team di ricerca estremamente importante che 10 anni fa ha posto le basi di quelle che erano alcune caratteristiche dell'invecchiamento, l'accorciamento dei telomeri, l'endocrino senescenza, l'infiammazione, insomma ci sono tanti aspetti che ovviamente a lungo andare diventano o troppo attivi come l'infiammazione o meno efficienti come la capacità delle cellule di potersi riparare. E questo ovviamente contribuisce, no, a quelle che sono le teorie dell'invecchiamento di cui se ne parla ormai da più di 30 anni e ogni anno si scoprono dei nuovi tasselli. Parliamo proprio quindi di invecchiamento, di aging. Cos'è l'aging? È una malattia? È una funzione biologica normale, inevitabile? E a questo punto i vari anti-aging, reverse aging, slow aging, cosa significano e sono fuffa o sono pratiche veramente perseguibili? Questa è una bellissima domanda. Dai, qui mi devo un po', come anche tu, vieni comunque da percorsi scientifici, dobbiamo un po' sdoppiare e dividere quelle che sono, no, le definizioni. Dal punto di vista prettamente biologico e evolutivo, l'invecchiamento è un processo naturale, fisiologico, che serve e serviva soprattutto in tempi di carestia e di, diciamo, poca popolazione a permettere di diciamo, mandare avanti la specie, nel senso noi invecchiamo e moriamo perché lasciamo spazio dal punto di vista evolutivo a una prole più giovane per garantire la conservazione della specie e la diversità. Questo ovviamente un pochino entra in contrasto con quelle che sono le nuove teorie, che invece vanno, diciamo, in un certo senso a definire l'invecchiamento, probabilmente alcuni già parlano di una malattia sulla quale intervenire. E quindi diciamo che targettizzare il concetto di aging e di invecchiamento e di vecchiaia come se fosse una patologia cronica, perché di questo parliamo, è uno, diciamo, dei claim di tanti ricercatori che si sono lanciati in questo mondo. C'è da dire che indubbiamente un aspetto importante è che noi invecchiamo in maniera molto diversa rispetto a tante specie animali. In che senso? Nel senso che dal punto di vista biologico, se tu pensi che i grandi animali che popolano la Terra mediamente, mi riferisco alla tartaruga, allo squalo, tanti altri esseri viventi, vivono anche, no, 130, 140, 150 anni e non hanno un rischio, diciamo, aumentato di morire. Nel senso che, superata una certa età, questi animali, 70, 80 anni in poi,
il loro rischio di ammalare e morire resta più o meno sempre uguale, a meno che non succeda qualcosa dall'esterno, appunto un predatore, un incidente, eccetera, eccetera, che li porta a morte. Noi non funzioniamo così, nel senso che l'essere umano si stima che per ogni decade di vita superati i 60, il rischio di morire o di ammalarsi gravemente, diciamo, raddoppia e triplica ogni decade di vita. Quindi c'è anche questo aspetto qui da considerare, che noi ci basta un niente. Arrivati a 70-80 anni per perturbare un equilibrio. Se tu pensi banalmente alla caduta, no, nell'anziano, comunque anche se era una persona fit che si muoveva, che fino a quel momento era autonomo, basta un niente, una polmonite o un episodio, diciamo, infettivo banale che può compromettere gravemente lo stato di salute. Anche l'invecchiamento, cioè dico l'allettamento stesso è un fattore di mortalità, si è visto negli ospedali. Stare allettato per 2 o 3 giorni può addirittura avere conseguenze molto spiacevoli, insomma. E quindi l'obiettivo è questo, è quello di cercare di capire e definire bene che cos'è l'invecchiamento con queste caratteristiche che ti ho descritto, quindi questi hallmark, questi tratti distintivi e trattarlo come tale. Questa è una domanda che mi pongo anch'io da medico, nel senso che su alcune cose sono d'accordo, ovviamente, sull'altra, diciamo, entrare in un mondo dell'ipermedicalizzazione, l'ipertrattamento può non sempre essere la scelta giusta. Quindi iniziamo a parlare di reverse aging. Immagino che ad oggi sia un qualcosa di aleatorio, impossibile. Sì, Perché diciamo una che al volta momento. instaurato un certo livello di aging tissutale, che poi magari andiamo dopo a specificare in cosa consiste, invertirlo, quindi tra virgolette ringiovanire, ad oggi è scientificamente ancora impossibile. Sì, diciamo che E ci stiamo avvicinando a qualche cosa, nel senso che, sai, l'invertire un processo di invecchiamento, cioè significa poter mettere in un certo senso l'orologio all'indietro delle cellule, è un qualcosa che probabilmente vedremo nei prossimi anni. Si parla molto, no, della terapia genica, di tutto ciò che riguarda il poter intervenire anche a livello della trascrizione dei nostri geni, del DNA, sul riprogrammare, cioè riprogrammare le cellule a tornare a uno stato precedente, a uno stato ottimale. Definire l'aging, soprattutto l'anti-aging, è un qualcosa di difficile su cui mi trovo un po' contrario perché ad oggi, appunto, lo dico spesso, di anti-invecchiamento non c'è nulla. C'è la possibilità, come hai detto tu, di entrare in queste ottiche di, diciamo, rallentare, cioè, il processo di invecchiamento e soprattutto grazie anche all'utilizzo di alcuni strumenti che sono questi age clocks che stanno sempre più prendendo piede, soprattutto negli Stati Uniti. Noi siamo in grado di andare a identificare il nostro rate, il nostro tasso di invecchiamento, che secondo me è molto importante, più che definire un'età, un numero che ci discosta, diciamo, dall'età anagrafica, che è appunto il discorso dell'età biologica. Avere quel tipo di dato, quindi capire a che velocità si sta invecchiando, può essere, secondo me, uno strumento estremamente interessante per capire dove intervenire. secondo te nei prossimi 10 anni ci saranno dei breakthrough veramente, diciamo, importanti che permetteranno di avere un anti-aging o addirittura un reverse aging pratico? Chi lo sa, questa è una bella domanda. Io sono abbastanza fiducioso, sono sempre stato ottimista dal punto di vista scientifico. Questo per un semplice motivo, che basta la cosiddetta eureka, no? Quella scoperta, diciamo, sensazionale che viene fuori dalla testa di un gruppo di scienziati che può far balzare l'umanità di diversi secoli, no? Nel senso che alle volte basta una scoperta molto piccola che può generare una risposta biologica di cui ne beneficia tutto il mondo e tutta l'umanità. Quindi, secondo me, questo potrebbe essere il periodo giusto, con un arco temporale di 10 anni che probabilmente vedrà, diciamo, fa vedere che i presupposti ci sono per poter dire possiamo iniziare a invertire il processo di invecchiamento. E ad oggi, 2024, ti senti di dire che l'anti-aging è una pratica, diciamo, onesta, congrua, o è ancora cerchiata da un velo, diciamo, di marchetta, di fuffa? No, hai detto bene, cioè, c'è un discorso legato a quello, perché ormai purtroppo lo sento anche da tanti colleghi, anche professionisti della salute, utilizzare impropriamente il termine anti-aging, perché ovviamente attrae, è un termine molto attraente e viene applicato a qualunque cosa. Ormai è anti-aging qualunque cosa, da digiunare la mattina,
capito, a fare una corsetta, cioè, dal punto di vista proprio terapeutico, ancora non mi sento di dire, che esiste qualcosa che possa essere anti-invecchiamento, nel senso che non lo puoi bloccare, l'invecchiamento, lo puoi sicuramente rallentare e ottimizzare, che già secondo me è una risposta estremamente importante, perché comunque se si vanno poi ad analizzare anche i dati di letteratura, si è visto bene che già intervenire su questi aspetti legati a queste caratteristiche dell'invecchiamento può portare sicuramente a un allungamento della vita, ma soprattutto a una differenza importante che io faccio sempre, che riguarda i due termini che sono, diciamo, la durata e diciamo, l'aspettativa di vita in salute, il cosiddetto health span, che sono due concetti fortemente diversi. Cioè, noi pensiamo sempre a diventare immortali, ad allungare la vita, quando si vanno a vedere i dati, negli over 60 in Italia, in realtà, diciamo che almeno una buona parte di questi pazienti assume due o tre farmaci o hanno già un'iniziale disabilità, e quindi questo fa riflettere molto, insomma, su quello che dici tu. In Italia, però, rispetto a tanti altri paesi, probabilmente siamo un pochino indietro, e non mi sento di dire che, appunto, la parola anti-aging possa essere applicata in maniera onesta. Ecco, questa è un po' la verità. E quali sono i pilastri fondamentali del, diciamo, buon invecchiamento o anti-invecchiamento? Guarda, sicuramente il grosso, diciamo, e questo è stato evidenziato in tantissime revisioni della letteratura, soprattutto negli ultimi 5 anni, è dato dall'esercizio fisico. Questo perché si è visto che non solo l'attività ovviamente aerobica, specialmente in alcuni range di frequenza, no? Si parla molto di zona 2 in questi ultimi tempi, quindi quel range di frequenza cardiaca tra il 60 e il 75% circa della frequenza massimale, che si può identificare anche senza grandi strumenti, anche considerando un'attività che genera un po' di fiatone mentre si corre, per esempio, si è visto che è fortemente associato all'incremento di un parametro che è il massimo consumo di ossigeno, che è il VO2 max, che è definito erroneamente il VO2 max dal medico dello sport, e ti dico, in realtà si dovrebbe chiamare VO2 di picco, perché è il picco che noi registriamo durante uno sforzo a intensità massima. Il VO2 max è un valore puramente teorico, cioè non ci arriviamo mai. Può corrispondere al VO2 max, il VO2 di picco, quando facciamo una prestazione talmente perfetta e controllata che siamo in grado di raggiungere il nostro VO2 max. Però questo è uno solo degli aspetti, e si è visto che più è alto questo valore, e meno si muore, cioè per tutte le cause, e meno ci si ammala. Questo secondo me è un dato incontrovertibile, e forse l'unico di tutti i marcatori che abbiamo a disposizione oggi che ci consentono di dire effettivamente se una persona sta invecchiando bene ed è in salute. Quindi più alto il VO2 max, e sicuramente meglio è. E non c'è un valore limite. Cioè, si è visto anche negli atleti di elite, nei super endurance e tutti questi atleti qui, che a ogni incremento di VO2 max c'è un miglioramento oggettivo della durata della vita. Addirittura 1 millilitro pro chilo che si misura, alcuni studi dicono che aumentano la durata della vita di circa 40-45 giorni. Questo è bellissimo, perché è un dato interessante che ovviamente va ancora studiato con certezza. E questa è una Capito. parte, no? Ovviamente è una parte, perché d'altro canto, come tu mi insegni, perché molte cose devo ringraziare anche te, diciamo, anche nella mia formazione, l'attività contro resistenza è diventata sempre un qualcosa di estremamente sentito anche dal punto di vista scientifico. Prima era molto, molto denigrata, no? L'attività con i pesi, si parlava che dava problemi alle articolazioni, che dava problemi di crescita negli adolescenti, nei bambini. Invece si è visto che più muscolo si ha, e concettualmente anche lì meno si muore e la qualità di vita è più alta, perché il muscolo, come l'osso, rispondono alla gravità. Se noi li stimoliamo, la manteniamo, e soprattutto purtroppo nel discorso dell'aging, diciamo, il concetto dell'osteosarcopenia è un qualcosa che procede, nel senso procede, su cui noi possiamo per forza intervenire attraverso l'esercizio fisico, specialmente contro resistenza. E qui lo dico, Domenico, nelle donne lo dico con estrema certezza, soprattutto avvicinandoci alla menopausa, dovete fare sport con i pesi, cioè nel senso che su questo la prova è incontrovertibile: non si hanno più gli estrogeni che proteggono, anche dei meccanismi di efficienza di turnover proteico e osseo ovviamente vengono a essere deficitari, e quindi bisogna costruirlo dall'esterno. E c'è anche tutto il discorso che
massa muscolare è un tessuto metabolicamente attivo che produce anche le miochine, tutta una serie di molecole segnalatorie che contribuiscono sia all'anti-aging che al mantenimento di uno stato di salute ottimale fisico e anche cerebrale. Ah, guarda, hai detto una cosa interessantissima, anche perché considera che adesso alcuni studi che ho letto recentemente, soprattutto ho avuto la fortuna di fare una chiacchierata con un grosso ricercatore di Stanford che si chiama David Spurman, loro stanno studiando l'invecchiamento indotto dall'assenza di gravità negli astronauti. Cioè, questa è una cosa meravigliosa perché si è visto che anche prendere, diciamo, delle persone, sottoporle a una microgravità, quindi non a gravità zero, come appunto vanno gli astronauti per tanto tempo quando vanno in missione, contribuisce a accelerare enormemente l'invecchiamento cellulare di tutti gli organi, dal cervello al cuore, ai muscoli, e quindi il rischio ovviamente di ammalarsi o di avere problemi anche più gravi. E questo secondo me è un aspetto importante perché ad oggi il lavoro contro resistenza è un lavoro, diciamo, controgravitario, cioè noi aumentiamo, diciamo, la forza che viene ovviamente impressa sulle strutture e rispondiamo biologicamente, solitamente con uno stimolo ormetico, cioè un qualcosa di positivo. E quindi a maggior ragione, insomma. Quindi abbiamo citato il VO2 max, quindi l'attività aerobica, l'attività contro resistenza. Quali sono gli altri pilastri di un corretto invecchiamento e di un mantenimento di qualità della vita? Beh, allora, sicuramente, diciamo, il mondo della nutrizione è un capitolo enorme. Anche i grossi ricercatori, quelli che rimangono più, in un certo senso, secondo me, onesti e scientificamente preparati, mi riferisco a personaggi come Peter Attia, per esempio, che è un grande riferimento, diciamo, nel mondo della longevity medicine, non esiste ad oggi la dieta migliore che consente ecco, invecchiare in maniera ottimale per tutti. Siamo più di 7 miliardi di persone, ognuno di noi vive in un contesto ambientale e ha delle caratteristiche genetiche di partenza molto diverse. Senza dubbio, diciamo che secondo me l'utilizzo di una dieta che contenga sicuramente gran parte dei nutrienti, soprattutto la fibra, i vegetali, i sali minerali, un buon apporto proteico, che questo è un qualcosa che purtroppo divide il mondo della medicina della longevità in ambito nutrizionale. C'è chi dice che superata una certa età le proteine andrebbero ridotte, c'è chi invece dice, come in parte anch'io mi sento di dire, almeno ad oggi, perché secondo me una caratteristica di un buon professionista sanitario e di un ricercatore è quello di poter cambiare idea alla luce delle nuove scoperte, quindi non rimanere ancora di sempre agli stessi concetti. E dirti che secondo me mantenere un buon apporto proteico avanzando con l'età può essere un qualcosa di estremamente utile. Qui ti Cioè, faccio una domanda sulla questione proteine. Solitamente chi propone quote basse punta alla longevità intesa come sopravvivenza, allungare il più possibile la vita. Chi punta a quote più alte punta all'healthspan, ovvero allungare il più possibile la vita fin quando però ha un certo livello qualitativo, quindi relazione della quota proteica, parliamo di livello metabolico, massa muscolare, prestazioni, autonomia, funzionalità, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo te assolutamente. è coerente questo discorso? Ovvero chi punta a voglio vivere il più possibile anche con una qualità infima, allora fa un discorso di una bassa quota proteica, di una costante ipocalorica, di digiuno intermittente, autofagia, eccetera. Chi invece punta alla qualità della vita più alta possibile per più tempo possibile, fa un discorso un po' inverso di un'altra quota proteica, calorie medio-alte o comunque non costantemente in deficit, mantenere più massa muscolare possibile, mantenere più prestazioni e quanto, diciamo, le due cose, cioè pura longevità oppure health span, sono in contrasto tra di loro. Allora, qui è come un po' un esempio, no, che fai della macchina, no? L'acceleratore e il freno. È ovvio che noi cerchiamo sempre l'ottimale, però ovviamente tutti i processi, in un certo senso, biologici e evolutivi ci portano a rallentare per natura, no? L'endocrino senescenza è quel meccanismo per cui l'attività ormonale inizia a ridursi, il metabolismo inizia a rallentare un pochino, la tiroide, no? Tante condizioni che iniziano in un certo senso a dire entro in una sorta di modalità risparmio energetico, per cui vado a ottimizzare gli ultimi 20-30 anni cercando di mantenere le risorse.
Ad oggi però sicuramente sull'aspetto delle proteine, anche io per quanto sono un forte sostenitore, come ti dicevo, di mantenere un adeguato apporto proteico, c'è un discorso estremamente complesso che riguarda anche la risposta metabolica ormonale alle proteine. In particolare c'è una grossa diatriba dai grossi ricercatori riguardo per esempio l'ormone IGF-1, no? È sempre stato un ormone tirato in ballo come effetto negativo, cioè l'incremento dell'IGF-1 è associato a una maggiore incidenza di neoplasie, di malattie cardiovascolari, metaboliche, eccetera, perché ha una funzione di stimolo in un certo senso anabolico, quindi aumenta, diciamo, le cellule, stimola, diciamo, l'ipertrofia, eccetera, eccetera. È difficile perché nessuno, cioè, si ricorda che in realtà non è che noi abbiamo una molecola che fa una cosa sola, esistono innanzitutto miliardi di molecole che entrano in azione contemporaneamente, il GH, l'IGF-1, l'insulina, diciamo tante altre sostanze che entrano in ballo, il glucagone, eccetera, eccetera, e allo stesso tempo esistono dei recettori che legano e delle proteine di trasporto. Beh, l'IGF-1 nessuno, diciamo, ragiona solo su un ormone, in realtà ha sei proteine di legame. Ognuna di quelle ha delle funzioni diverse l'una dall'altra. La tipo 3 è quella più frequente che, diciamo, porta ad attivare la funzione, diciamo, dell'ormone correttamente, però esistono anche delle forme inibitorie che rallentano l'attività di questo IGF-1. Quindi non ti so dare una risposta certa. Posso dirti però che secondo me, soprattutto in quei soggetti che sono più predisposti a un turnover cellulare aumentato, una sarcopenia e a tante altre situazioni, l'apporto proteico andrebbe aumentato, perché sentire ancora le raccomandazioni di 0,8 grammi pro chilo in un soggetto over 65, a me sta un po' stretta questa cosa, capito? E quindi bisogna sicuramente fare una valutazione globale della persona, e questo è imprescindibile, insomma, sia dal lato medico che dal lato, insomma, nutrizionale e via dicendo. Io a questo punto mi viene da fare una domanda un po' provocatoria. Sappiamo che, ad esempio, in America va sempre più di moda tutto quello che sono terapie anti-aging spinte, a partire anche dai 30-35 anni, per quei soggetti che vogliono massimizzare tutto quello che è prestazione, vitalità, qualità della vita, aggressività, drive, eccetera, con terapie con testosterone, GH, molecole di qualsiasi tipo per tenere forte l'anabolismo, forte le prestazioni, forte tutto ciò che riguarda la composizione corporea, forte le prestazioni mentali, cerebrali, anche con nootropi e quant'altro. Questo tipo di approccio, che è un puro healthspan, cioè sono persone che dicono: io voglio stare come sto a 30 anni fino a 60 anni. Poi quello che succede dopo non mi interessa. È un discorso che invece in Italia non esiste proprio, perché in Italia fondamentalmente si punta solo a tenerti in vita, non me ne frega come, basta che non muori. Quello è il sistema sanitario italiano più o meno. Secondo te questo tipo di terapie, questo tipo di approccio, quanto, diciamo, accorciano la vita in termini di longevità? Quanto la scelta magari deve essere personale della persona e quanto davvero è possibile mantenere un certo livello prestativo di qualità della vita, di fisicità, di estetica, di tutto, fino ai 50, 60 anni, quant'è? Cioè proprio la macchina umana, quanto è in grado con le giuste terapie di reggere determinati livelli? Guarda, questo, anche qui entriamo in un ambito molto complesso, sai perché? Perché mancano, secondo me, i dati in letteratura, soprattutto riguardo l'utilizzo, diciamo, di dosi congrue anche di ormoni in un contesto dove la quantità ormonale non è carente. Nel senso, è vero che abbiamo detto che dai 25 ai 30 anni, diciamo, si raggiunge un picco e poi inizia una sorta di iniziale declino, in un certo senso, della produzione endocrino-metabolica. Ma allo stesso tempo ci mancano, diciamo, i dati che sostengono, che sia sicuro e sia consigliato iniziare una terapia sostitutiva, per esempio, come hai detto anche tu, già sotto i 40 anni.
Questo perché? Perché da un lato sicuramente si va a lavorare su ottimizzare quella che è la nostra riserva fisiologica, cioè noi abbiamo una riserva che costruiamo, diciamo, da 0 a 30 anni e poi piano piano in parte, non dico che campiamo di rendita, ma il grosso lo costruiamo intorno a quest'età. Quindi uno pensa di ottimizzare dando appunto una dose aggiuntiva di quota ormonale sostitutiva che possa in certo senso mantenere alta questa riserva fisiologica, e questo ci potrebbe teoricamente permettere di ottimizzare soprattutto l'età da 50 in su, mantenendo una grande riserva interna. Non abbiamo dati in questo senso, ti dico la verità, nel senso sia per un discorso probabilmente etico, e come sai, diciamo anche l'approvazione di certi studi clinici, soprattutto in un soggetto sano. Ci sono tra le normative quelle di evitare che possa avere dei rischi per la propria Da salute. questo Quindi punto di vista possiamo dire che la community allargata del bodybuilding è un grande esperimento che fornisce un sacco di dati che altrimenti non si potrebbero mai avere. hai ragione, quello è un gran pool, diciamo, da cui si potrebbero estrarre dei dati sicuramente interessanti. Poi, sai, secondo me anche targettizzare in maniera corretta, cioè, sai, standardizzare, no, le terapie. Esistono dei protocolli, esiste tutto quanto, ma la terapia personalizzata secondo me dovrebbe passare anche da una saper identificare la dose giusta anche di ogni molecola che una persona necessita. E quindi magari per te una piccola dose potrebbe essere enorme, per un altro potrebbe non essere sufficiente, no? Per tanti motivi, la nostra capacità di metabolizzare, la nostra risposta recettoriale, gli enzimi, cioè nel senso che abbiamo tantissime cose che entrano in gioco. Sarà una bella sfida, cioè nel senso, come dicevo, io sono sempre molto favorevole al concetto appunto di progresso, di tecnologie, di capacità di ottimizzare, ma allo stesso tempo da medico si rischia poi di entrare in un percorso che diventa rischioso, no? Diciamo il fai da te o comunque il fatto che il medico non supporti anche delle decisioni di un paziente o di una persona che vuole semplicemente ottimizzare il proprio stato di salute apre delle porte un pochino pericolose che riguardano il mercato un po' dell'illecito, il fai da te che purtroppo vedo perché poi mi capita di vedere pazienti, ragazzi giovani che hanno iniziato varie terapie e hanno avuto problemi, no? Che riguardano appunto l'asse ormonale che può alterarsi, la componente, diciamo, neuropsicologica, l'apparato cardiovascolare, il fegato, cioè che è uno degli organi più importanti che è molto sensibile anche all'uso di queste sostanze. Quindi non ti posso rispondere in questo momento, nel senso che sicuramente ti dico ad oggi, forse a quell'età i rischi superano i benefici. Per come la vedo io e per come la vede buona parte anche della comunità medico-scientifica. Più avanti con l'età, e questo è un dato abbastanza forte che sta iniziando a uscire fuori, l'utilizzo di una terapia ormonale sostitutiva, parliamo di testosterone principalmente nell'uomo e di estrogeni nella donna, non è più visto come un qualcosa solo di negativo, ok? E questo secondo me è un grande passo avanti dal punto di vista della comunità medico-scientifica, perché si è visto che quando si parla di rischio assoluto di avere una determinata patologia, se fatta con le giuste dosi, valutata prima e durante e dopo i trattamenti, in realtà pare che i benefici siano molto, molto alti e i rischi non così distanti, diciamo, da non assumerla, specialmente nelle donne post-menopausa che hanno tutta una serie di problemi che abbiamo descritto anche all'inizio della chiacchierata, insomma. Sì, questo perché sappiamo che fondamentalmente, ad esempio, la stragrande maggioranza di attori sportivi, imprenditori, eccetera, americani, già superati i 35 anni, vanno sotto queste varie tipologie di terapie, sono quasi tutti in TRT, sono quasi tutti trattati con metformina, GH e quant'altro, per mantenere sia un livello estetico che prestativo, che di drive, che di focus, di produttività sempre più alto possibile. E molte persone non sanno che poi la differenza tra una persona comune e queste persone, magari a 40 anni, è data fondamentalmente da questo fattore qui. Certo. Però ti dico, staremo a vedere perché secondo me saranno degli anni estremamente interessanti dal punto di vista della ricerca, perché comunque stanno uscendo tutta una serie di nuove ricerche nell'ambito appunto
queste tipo di terapie, del targettizzare al meglio, diciamo, appunto, i processi di invecchiamento, secondo me è un fatto di tempo come al solito, cioè siamo in un'epoca di grandi cambiamenti, non solo appunto scientifici, ma anche sociali, umanitari, eccetera. Quindi secondo me diamoci tempo. L'Italia, come vi dicevo, purtroppo da questo punto di vista, noi medici siamo un pochino, diciamo, più passibili anche di alcuni rischi che sono legati alla, come dire, alla prescrizione cosiddetta off-label, no? Che è quella che non, dove non c'è un'indicazione clinica ben precisa. Dove appunto si può incorrere anche, purtroppo mi è capitato di sentire alcuni colleghi che hanno avuto dei problemi ecco, con vari ordini di appartenenza, dove diciamo si rischia anche diciamo, nella propria attività professionale di incorrere in sanzioni o comunque in provvedimenti disciplinari proprio perché non essendoci un'indicazione, diventando un off-label diventa una mancata diciamo, appropriatezza prescrittiva e quindi questo ovviamente, come sai anche tu, genera dei problemi, tanti colleghi hanno paura anche di cimentarsi in questo tipo di terapie, anche ovviamente di terapie parliamo dopo la menopausa, comunque dopo una certa età, anche con l'utilizzo di ormoni, proprio perché c'è ancora in Italia forse un pochino di restrizione in questo senso, in parte ci può essere una giustificazione, in parte no, nel senso che i dati ci sono adesso, capito? Non è più come 10 anni fa, quindi secondo me poter essere un pochino più aperti dal punto di vista scientifico ci permetterà anche di targettizzare al meglio anche alcune terapie per permettere, come dicevamo all'inizio, di ottimizzare la qualità di vita delle persone, senza dubbio. E tu personalmente, dalle tue conoscenze, quanto pensi che la macchina biologica umana possa essere, diciamo, tra virgolette, forzata a girare sempre ad alti livelli, anche a 50, 60 anni, eccetera, e quanto è una coperta corta, nel senso che più tiri su la massima prestazione, qualità, eccetera, più perdi sulla longevità? Secondo me, poi come ti dicevo, il discorso legato a questo acceleratore freno fa parte della nostra biologia. Si tratta di dare, secondo me, dei piccoli stimoli, diciamo, ormetici, quindi di risposta cellulare, che possano, secondo me, permettere di alternarsi queste fasi, no? Anche il digiuno di per sé è negativo se fatto per molto tempo, anche la restrizione calorica è negativa, però si è visto che alternare contesti di ipercalorica e ipocalorica, per esempio, è uno stimolo positivo. Mantenersi leggermente al di sotto per un certo periodo per poi tornare in normocalorica è un qualcosa di positivo. Quindi diciamo che tutto sta, secondo me, nella dose anche di come vengono fatte certe cose. Non so darti una risposta al 100% a quello che mi hai chiesto, perché comunque è una domanda difficile, ci mancano dei grossi dati, soprattutto della popolazione, diciamo, sotto questo punto di vista. Però sicuramente l'alternanza potrebbe essere una delle strategie, o comunque il mimare, diciamo, alcuni processi biologici che vanno a attivare determinati meccanismi cellulari. Ok, abbiamo quindi parlato di alimentazione, attività aerobica, attività contro la resistenza. Continuiamo a vedere quali sono i pilastri di un corretto anti-invecchiamento. Beh, sicuramente un aspetto che io sto vedendo veramente deficitario in una città come Milano è la gestione del sonno e dello stress. Cioè, qui entriamo in un campo gigantesco che riguarda anche la medicina del sonno, che mostra come una riduzione della durata e della qualità del sonno è fortemente associata a tante problematiche importanti, dalla maggiore incidenza di malattie cardiovascolari, tumori. E qualità di vita, ovviamente, neurodegenerazione, che è un altro aspetto importantissimo. E quindi, secondo me, questo aspetto deve essere considerato perché, sai, lo stress esiste, cioè la classica, purtroppo, molti colleghi, alla prima problema che c'è, dal colon irritabile appunto a un problema, diciamo, della pelle, gli dicono è stress, cioè, nel senso che fa parte del gergo comune, però in realtà è un fattore estremamente, diciamo, pericoloso, soprattutto perché torniamo sempre al solito discorso, noi siamo adatti a rispondere, diciamo, non a uno stress cronico perpetuato nel tempo, ma a degli stimoli che erano, diciamo, dall'evoluzione raccolti in quella maniera, lotta o fuggi, riposa, resta indigesto, no? I due sistemi che si attivano, diciamo, in varie situazioni. Sul sonno poi c'è da dire una cosa importante, perché l'abuso e l'uso anche di diverse sostanze, per
tra cui le benzodiazepine, che sono degli ansiolitici, dei farmaci che vengono utilizzati non solo per dormire, ma anche per ridurre l'ansia, che è un'altra, diciamo, componente estremamente presente nel mondo occidentale, sembra che facciano più danni che benefici. Cioè, migliorare la durata del sonno non significa migliorare una qualità. Cioè, il sonno deve avere delle caratteristiche, no? È composto da alcune fasi, tra cui la fase REM, che è quella che ci permette di consolidare, per esempio, la memoria e i ricordi e di rigenerare i tessuti, cioè non solo cerebrale, ma tanti altri tessuti, insomma, rispondono alla nostra capacità di recupero indotta dal sonno REM. Quindi, secondo me, poter lavorare su questi due aspetti è un aspetto fondamentale, un pilastro sicuramente difficile da fare, soprattutto quando si lavora da soli, perché qui devono entrare in gioco diverse figure. Ci deve essere appunto la figura magari del terapeuta, che può contribuire anche a far diventare e a consolidare delle routine, capito? Delle pratiche, perché poi è quello che ti ripaga nel tempo. La motivazione e la costanza, secondo me, anche di iniziare a fare un certo tipo di trattamenti, appunto di lavorare su questi pilastri, è sempre quella che ripaga. E qui sul discorso sonno e stress, siamo esposti a un inquinamento luminoso estremamente importante. Nessuno lo dice, ma è presente. Si è visto che appunto l'esposizione alla luce, anche in parte come siamo noi stasera, continuamente, quando tramonta il sole, non è così benefico. Si perde la produzione di melatonina, che non è solo l'ormone che ci fa dormire, ma è un antinfiammatorio antiossidante potentissimo, ci protegge da tante malattie. Insomma, c'è un discorso estremamente complesso da fare in questo. Senza dubbio, anche questo è uno dei pilastri su cui lavorare. E poi parlando di sonno, non si fa quasi mai un discorso di fabbisogno soggettivo e di cronotipo soggettivo, che è molto importante perché si tendono a standardizzare gli orari anche per motivazioni sociali a tutti, quando è fondamentale dormire abbastanza nel rispetto del proprio cronotipo, perché il sonno al di fuori del proprio cronotipo non è mai rispettoso dell'architettura che dovrebbe avere e quindi non è mai veramente ristoratore. Bravo, guarda, anche lì, sai, è la società che ci impone dei ritmi che per tutti non sono giusti, no? Nel senso, io per esempio mi ritrovo a essere più efficiente nella parte della mattinata un pochino più tardi, dalle 10 in poi mi sento più produttivo e anche nel pomeriggio, diciamo, inoltrato. Cioè, per molti invece, ecco, come la scuola, come hai detto anche tu, i ritmi lavorativi, c'è cioè chi si alza alle 6, alle 7 del mattino e fa uno sforzo gigantesco perché non è, diciamo, cronobiologicamente settato su quel range. Cioè, questo anche qui è bello quando si parla di evoluzione, perché poi, sai, vai a pensare a come erano i nostri antenati e il perché esistono dei cosiddetti, no, l'allodola, il gufo, come esistono queste, diciamo, similitudini col mondo animale, perché ci fanno capire che ne so, alcuni erano deputati a fare la guardia di notte e quindi dovevano rimanere svegli, altri invece erano più produttivi di giorno, e noi questo l'abbiamo, cioè, in un certo senso in parte mantenuto, perché l'evoluzione si modifica, diciamo, in millenni se non di più, ovviamente, e noi abbiamo accelerato anche tutte queste cose, tra cui anche questa nostra, come hai detto anche tu, scarsa sincronizzazione con i ritmi di ognuno di Sì, è noi. il discorso classico di mismatch evolutivo, ovvero noi siamo fondamentalmente quelle scimmie senza peli che si sono evolute 200-300 mila anni fa in un contesto ambientale completamente diverso, se non opposto, fatto di abbondanza, fatto di tutto, fatto di ritmi non rispettati, eccetera, che va in conflitto con la nostra biologia fondamentalmente. Tantissimi problemi recenti a livello fisiologico, psicologico e sociale sono frutto di questo mismatch evolutivo, ovvero l'ambiente in cui viviamo, soprattutto in Occidente sviluppato. Infatti vediamo che alcune problematiche esistono solo nell'Occidente sviluppato, magari in paesi, tra virgolette, più poveri, più arretrati, che però quindi hanno un stile di vita un pochino più vicino a quello in cui ci siamo evoluti, non si vedono, è frutto proprio di questo mismatch evolutivo pesante. Bravo, sì, è così. È anche qui al momento non c'è, nel senso, se non quello di provare a secondare un po' alcune nostre caratteristiche innate, purtroppo rispondiamo all'ambiente esterno nella quasi totalità. Cioè, infatti, tante teorie che ci sono anche su
come dire, sul mangiare a certi orari, no? Cioè, lì ovviamente si entra in discorsi molto complessi perché noi siamo influenzati dall'ambiente esterno, l'epigenetica è molto forte da questo punto di vista, e quindi trovare sempre una chiave di lettura giusta è difficile. Per questo bisogna lavorare in team, c'è cioè bisogno comunque di un lavoro multidisciplinare che valuti tanti aspetti, però ti ripeto, secondo me stiamo sottovalutando l'aspetto dell'ambito, come hai detto anche tu, del sonno e della nostra circadianicità, che andrebbe un pochino più presa in considerazione. Andando un po' più nel tecnico, quali sono i test, gli esami e le terapie eseguite nel vostro centro e finalizzate a cosa? Allora, guarda, se dovessi dirti, una parte iniziale prevede un grosso check-up diagnostico, che ovviamente è imprescindibile dall'aspetto dell'analisi dei liquidi biologici in generale. Il grande vantaggio che abbiamo è quello che ad oggi possiamo misurare tantissimi parametri, soprattutto in diversi, diciamo, compartimenti, che non è solo il sangue, dove noi eseguiamo una serie di esami estremamente approfonditi che riguardano l'aspetto delle vitamine, dei minerali, dei sistemi antiossidanti, degli ormoni, con sempre il concetto che avere un valore nel range non significa che è tutto a posto. Questo mi piace dirlo perché normale è diverso da ottimale, è un mio cavallo di battaglia. Se prendo un parametro banale come la vitamina D, che è tanto conosciuta, il suo valore va da 20 a 99, un conto avere 21, conta avere 98. Sono due esami che sono nel range, ma allo stesso tempo sono estremamente diversi. Sugli ormoni, questo fa tanto una grande differenza. Negli ormoni tiroidei, per esempio, avere la quota attiva tipo l'FT3 nel terzo medio più alto, quindi in un valore che va da 2 a 4, averlo dai 3,2 in su, in realtà è un qualcosa di buono rispetto ad averlo intorno a 2 del range minimo, capito? Perché l'attività metabolica è completamente diversa, soprattutto nelle donne. E quindi questo è un aspetto che noi andiamo a misurare. Abbiamo poi un'analisi estremamente approfondita del profilo lipidico per il rischio, la stratificazione del rischio cardiovascolare. Non so perché tanti colleghi ancora non utilizzano alcuni marcatori, che sono due secondo me ormai nell'ambito della prevenzione dell'infarto, che sono la lipoproteina A, che è un marcatore geneticamente predeterminato, vale a dire basta misurarlo una volta solo nella vita per, diciamo, sapere se si è più soggetti ad avere in futuro il rischio di avere un infarto o comunque un problema di natura cardiovascolare, perché lì riguarda un pochino, diciamo, per renderlo in termini meno tecnici, quanto il tuo colesterolo può essere più appiccicoso per i vasi, ok? Questo è un pochino il concetto, quindi quanto il rischio di sviluppare un'aterosclerosi un pochino più veloce. L'altro è la apolipoproteina B, che è un altro marcatore che riflette molto più del colesterolo LDL, diciamo chiamato cattivo, il vero rischio, diciamo, di avere una formazione di una placca e quindi un'aterosclerosi. Questi due già da soli stratificherebbero il rischio molto di più rispetto agli esami che si richiedono normalmente. E poi abbiamo una serie di esami che misuriamo, ad esempio, nelle urine. C'è tutto un mondo che riguarda la metabolomica, quindi come funzionano le nostre cellule e soprattutto i nostri mitocondri, grazie anche alla, diciamo, analisi di alcune sostanze, aminoacidi, acidi organici, sostanze potenzialmente tossiche quando sono in abbondanza. Anche alcuni metalli pesanti, tipo il piombo, il cadmio, possono essere misurati, il mercurio, per esempio. E questo ci dice quanto efficientemente stanno lavorando le nostre cellule, quanta necessità abbiamo di alcuni amminoacidi essenziali, per esempio la glicina. Alcuni di questi amminoacidi sono più carenti in molte diete, no? Sai che alcune diete, soprattutto non mangiando più, per esempio, il collagene, la pelle degli animali, eccetera, andiamo più a rischio di avere delle carenze di alcuni tipi di amminoacidi. Questo lo possiamo misurare sulle urine, possiamo misurare la catena respiratoria anche del mitocondrio, quindi capire quali sono delle sostanze che possono intervenire nel migliorare il trasporto energetico, per esempio, vitamine del complesso B, in particolare appunto adesso la niacina sta andando molto di moda, la vitamina B12. Siamo in grado di misurare tante componenti, legate appunto a un ottimizzare anche un intervento, no? Che può essere fatto con un nutraceutico, con un'integrazione di supporto. E quindi questo, secondo me, è un altro grande vantaggio. Abbiamo poi analisi di vario tipo, riguardano soprattutto l'aspetto genetico. Esistono ormai dei test a basso costo, addirittura adesso si può fare un intero sequenziamento del genoma a costi estremamente accessibili. Se io ricordo che
10 anni fa ho mandato la mia saliva negli Stati Uniti con un'azienda privata e a un costo non altissimo, ma comunque più alto di adesso. In 10 anni sono stati fatti passi da gigante, tantissime aziende si sono lanciate nel mondo della genetica. I test genetici, posso dire la verità, nel senso che buona parte di come li propongono sono fuffa, ok? Soprattutto quando ci riferiamo alla genetica della nutrizione, cioè quindi nutrigenomica, nutrigenetica. Avere una genetica, e questo è un lavoro che è uscito il mese scorso su Nature, in cui hanno analizzato dei polimorfismi degli SNP, cioè delle varianti e singolo nucleotide, cioè ognuno di noi ha delle caratteristiche che eredita dal padre e dalla madre che fanno funzionare di più o di meno l'attività di alcuni geni. Alcuni coinvolti nel metabolismo del colesterolo, dei carboidrati, eccetera, si è visto che fare quegli esami e dare una dieta in base al DNA o darla non in base al DNA cambiava poco e niente. Quindi, diciamo, spadiamo anche il mito che bisogna fare dei test genetici per capire qual è la dieta più Ma adatta. su Esistono. questo poi ti dico una cosa, per come la vedo io, la nutrizione ha dei pilastri molto semplici, macronutrienti, micronutrienti, bilancio calorico e quindi poi composizione corporea che ne deriva, che quando rispettati, a prescindere da numero di pasti, orario dei pasti, specifiche fonti e quant'altro, al 99% dell'effetto. Per cento dell'effetto su tutte le persone, a prescindere dalla genetica e quant'altro. E infatti hanno visto proprio questo, non so se l'hai letto quel lavoro, però hanno fatto vedere che poi alla fine è come dici tu, cioè, è come un po' tutte le diete, no? Che diciamo sempre che alla fine quello che ha avuto effetto, che sia low carb, chetogenica, mediterranea, eccetera, è la restrizione calorica, no? Digiuno intermittente. Alla fine si è visto che buona parte degli effetti sono dati da un effetto solo, che è quello della riduzione dell'introito di energia, diciamo, per le nostre cellule. Però sicuramente abbiamo altri dati genetici interessanti, come appunto alcune varianti, per esempio l'MTHFR, che è un gene che serve a metabolizzare una sostanza potenzialmente nociva, che è l'omocisteina. In realtà si è visto che uno su cinque in Italia ce l'ha, fino a un 20%, ha una mutazione che lo fa funzionare in maniera meno efficiente. E quindi saperlo, secondo me, può essere un qualcosa di estremamente positivo, così come studiare alcune varianti associate, per esempio, alla predisposizione di malattie cardiovascolari e di Alzheimer. Sai che esiste un gene che si chiama APOE e che, se uno di noi eredita la variante Epsilon 4, che è quella più pericolosa, è statisticamente associato a un rischio di sviluppare una malattia neurodegenerativa più alto, che non significa ti verrà al 100%, significa che la tua probabilità di rischio è un pochino più alta rispetto a chi non ce l'ha. E anche questo, secondo me, può essere un dato utile se parliamo di genetica. È Sì, ovvio che poi. perché poi citiamo un attimo come funziona la genetica e la probabilità, perché molte persone pensano, c'ho il gene, non c'ho il gene, quindi sicuro oppure no, invece è un discorso solo probabilistico, interazione poi con tutto l'ambiente e lo stile di vita. Bravo, esattamente. Questi geni, queste varianti a singolo nucleotide rispondono a un intervento esterno, quindi a un fattore epigenetico. Malattie monogeniche, perché qui parliamo di malattie poligeniche, no? Cioè l'infarto è una malattia poligenica, i tumori sono malattie poligeniche, significa che ci sono centinaia di geni che intervengono nel far sì che quella malattia si possa manifestare o meno e sono comunque influenzati dal nostro stile di vita. Quello che possiamo fare è costruire un rischio poligenico, cioè si analizzano decine, centinaia di geni relativi a un sospetto di una malattia, poniamo un esempio, il diabete. Di tipo 2, ovviamente parliamo di un diabete legato, diciamo, principalmente a uno stile di vita scorretto, e lì puoi un pochino avere una probabilità maggiore di sapere se effettivamente sei un pochino più a rischio, perché si vanno a costruire dei cluster, si dà una percentuale di rischio che è molto più utile di analizzare una variante che poi non ci fai nulla. Non è che tu da una variante sul metabolismo dello zucchero riesci a dire avrò il diabete oppure no. Però già avere un insieme di decine di geni aumenta la probabilità di essere un test, diciamo, un pochino più predittivo, secondo me. Quindi questo è importante. E poi ci sono geni anche simpatici da analizzare, sai, nell'ambito sportivo a me piace fare l'analisi, per esempio, di un citocromo che serve a metabolizzare la caffeina e che ci definisce se siamo metabolizzatori lenti e veloci. Secondo me quello è un dato utile. Io, per esempio, sono un metabolizzatore lento, solitamente non prendo più di 2 caffè nella prima parte della giornata, perché so che se lo prendo nel pomeriggio la dose di caffeina mi può rimanere in circolo più del normale, quindi ho
ho difficoltà nel dormire oppure mi posso risvegliare durante la notte. Queste sono delle cose che secondo me ad oggi in ottica di medicina di precisione possono essere dei dati utili per migliorare anche la nostra, no, qualità di vita anche in risposta a sostanze che utilizziamo tutti i giorni. E come dicevi, sono test che basta farli una volta e uno poi si conosce. Esatto, tra l'altro, quindi anche quello è un grande vantaggio, hai fatto bene a ribadirlo, insomma. E quindi ecco, queste sono un pochino le cose che facciamo. Abbiamo poi a disposizione i classici test più noti che vanno sempre interpretati bene, come l'analisi del microbiota, quindi tutto ciò che riguarda il mondo dell'apparato gastrointestinale. Anche lì, diciamo, la scelta della migliore azienda che si occupa di questo è estremamente importante, perché le tecniche di sequenziamento sono molto diverse. Anche la capacità interpretativa del professionista è molto, diciamo, utile perché io non sono un esperto di microbiota, beh, ovviamente lavoro con un team nell'analisi poi del dato, perché ovviamente si rischia poi di incorrere in non avere una quantità di dati enorme su cui poi non si sa cosa farci, no? E quindi anche questo va detto, senz'altro. E in ultimo, tra i test, diciamo, di questi diagnostici, una grande, diciamo, novità è quella riguarda questi orologi biologici, no? E queste è l'utilizzo, diciamo, di sempre sul sangue di misurare la metilazione, quindi come sono accesi o spenti determinati geni che sono associati appunto a dei processi di invecchiamento non ottimali. Sapere questo ci può dare una stima, diciamo, non tanto di quel numero magico che cercano in tanti quanto sono più vecchio o più giovane, no? L'età biologica rispetto all'anagrafica, ma come abbiamo detto all'inizio, quanto è il nostro rate di invecchiamento, quanto veloce stiamo andando in senso positivo o negativo, perché un concetto che non abbiamo detto prima riguarda la cosiddetta longevity escape, si chiama, cioè la fuga, no? Da quella forza che è l'invecchiamento, da cui noi dobbiamo staccarci o comunque rallentarla per poter dire sto invecchiando più lentamente. E questo è un altro dei target su cui si può intervenire con tutte queste cose che abbiamo detto fino adesso. Ok, e questa è tutta la parte che riguarda, diciamo, lo screening, la raccolta dati iniziale. Poi nel pratico, quando uno ha tutti i dati, che tipo di terapie sono disponibili ad oggi? Sì, ovviamente una parte aggiuntiva riguarda la visita clinica. Ovviamente c'è un medico, in questo caso ci sono io, si stanno formando delle nuove figure che verranno denominate longevity doctors, cioè dei medici deputati proprio allo studio, diciamo, e all'analisi della medicina, della longevità del paziente da questo punto di vista. Sono esami classici, vengono utilizzati elettrocardiogramma, spirometria, test cardiopolmonare, ecografia, cioè tutta la diagnostica che ci viene di aiuto per costruire, diciamo, diciamo un profilo del paziente anche dal punto di vista strumentale. E poi, ovviamente, come hai detto tu, entriamo nell'ambito delle cosiddette terapie, che vengono definite cosiddette acceleratori, cioè delle sostanze in grado di contribuire e potenziare un intervento terapeutico. E possono essere di vario tipo. Noi nella nostra struttura ne abbiamo a disposizione 4 o 5 estremamente interessanti che vanno dalla analisi, diciamo, terapia con ipossia o iperossia intermittente, per esempio, con questo dispositivo che è una maschera che si utilizza stando seduti durante, diciamo, una seduta che dura circa 40 minuti, in cui vengono alternate delle fasi in cui diciamo, per chi non lo sa, in aria ambiente la pressione dell'ossigeno è al 21%, riusciamo con questa maschera a togliere l'ossigeno dall'aria ambiente fino a un 10-11% e aumentarlo fino al 35%. Diciamo, questi cicli di alternanza di ipossia e iperossia stimolano l'attivazione di alcuni geni, tra cui l'IF1-alfa, che è un gene associato all'ipossia, che dà una risposta ormetica positiva. Si è visto che aumenta l'angiogenesi, la vascolarizzazione specialmente cerebrale, la capacità cardiaca, quindi di rispondere a una deprivazione ovviamente temporanea molto limitata dell'ossigeno. Ed è molto bello perché il test viene fatto con una macchina che si tara sulla persona, cioè non è che viene sparato, tolto l'ossigeno o aumentato, diciamo, a caso. La macchina tara la nostra capacità di rimanere in ipossia o in iperossia, alternandola per 10 minuti circa in modalità molto più leggera, per poi costruirci su un lavoro, ovviamente sempre sotto supervisione di professionisti che controllano l'andamento di questi cicli di terapie. E questo è solo uno di quei, te di quei diciamo, terapie che permette di avere dei benefici che riguardano la capacità cardiopolmonare, la capacità neurocognitiva. Si è visto che alcuni studi fanno vedere come
Anche la capacità a livello di memoria, iniziano a uscire dei lavori carini che riguardano la vascolarizzazione cerebrale, che fanno vedere che possa esserci un beneficio aggiuntivo. E ovviamente un altro parametro che si sta studiando è quello dell'HRV, no? L'Heart Rate Variability, la nostra capacità, diciamo, in un certo senso misurabile del sistema nervoso autonomo e quindi che riflette un po' la capacità di adattamento allo stress. Si è visto che questo parametro tende a migliorare molto e di solito è un segnale positivo che un trattamento sta avendo la sua efficacia. E poi niente, abbiamo tante terapie, cioè la red light therapy, come sapete, l'utilizzo dell'infrarosso e la fotobiomodulazione in generale con l'ultravioletto può essere un'associazione utile per lavorare anche a livello cellulare. Il mitocondrio risponde anche alla terapia con infrarosso. Qua mi viene una domanda su questo, perché ultimamente stanno andando in moda, tra virgolette, comunque sta aumentando l'offerta di queste magari lampade da casa per la red light therapy e simile. Quanto secondo te hanno un senso, hanno un vero risvolto pratico, quanto magari invece c'è bisogno di macchinari molto particolari e quindi vanno fatti solo in centro e questi macchinari domestici non hanno senso? No, dipende, c'è tante aziende Grazie. che diciamo, permettono di avere dei dispositivi di una buona potenza anche molto portatili e a costi più accessibili. Questo perché diciamo già iniziare a fare dei lavori con la red light therapy, ovviamente mirati in alcuni contesti, può avere un vantaggio, però. Cioè il fatto che di un'esposizione, per esempio, già la luce rossa al tramonto. Per molti già solo quello è un fattore positivo, no? Anche per un discorso di reset circadiano, per produzione di melatonina, eccetera. In più, lavorare, diciamo, con questo tipo di tecnologie, certo, dipende molto dall'azienda perché lì variano molto anche la potenza, no, della lampada, dell'utilizzo proprio dei bulbi di luce. Quindi, da quel punto di vista, bisogna affidarsi anche a delle aziende un pochino più serie che hanno determinate caratteristiche, insomma, di potenza. Fondamentalmente, quale dovrebbe essere lo scopo della red light therapy a livello biologico? Allora, sicuramente lavorare sul discorso infiammatorio, e quindi quello è uno degli aspetti. L'altro è quello proprio di aumentare e ottimizzare, per esempio, l'attività del mitocondrio, perché l'infrarosso penetra in maniera più profonda e quindi permette anche di attivare e ottimizzare la capacità del mitocondrio di produrre al meglio l'energia, che poi parliamo di ATP, perché è quello che succede, diciamo, all'interno delle cellule, quindi di produzione energetica. Sul resto, come dire, in un certo senso anche lì mancano dei dati di letteratura più ampi, perché ovviamente è una tecnologia che è iniziata da pochi anni, esiste da tanto tempo, sono stati scritti anche dei bei libri di testo, però io poi mi confronto sempre, sai, con la letteratura più recente, soprattutto le revisioni sistematiche, che poi sono quelle che ci permettono di dire nella popolazione grande l'analisi di più dati messi insieme, di più studi, se ci possa essere un vantaggio. Sicuramente è una, diciamo, una terapia che può essere di aiuto per potenziare le nostre capacità interne, diciamo anche di rigenerazione energetica, e questo secondo me è un dato importante. E niente, poi c'è tutto un mondo legato a quella che riguarda per esempio le terapie endovena. Sai che diciamo, esistono addirittura in alcuni paesi del mondo i cosiddetti IV bars, no? Che sono dei bar dove tu ti vai a sbronzare e poi ti mettono una cocanula sul braccio e ti infondono elettroliti, antiossidanti, glutatione, eccetera, eccetera. Ovviamente è un modo scherzoso per dire che l'accessibilità anche di queste terapie è arrivata anche in Italia. Anche qui noi utilizziamo le terapie endovena in determinati contesti, perché io non sono così fiducioso nel dire a tutti va fatta una va sparata qualche sostanza in vena ad alto dosaggio, perché non c'è un criterio scientifico che dica di fare questo. L'obiettivo di questa struttura dove lavoro e di cui ho accettato di lavorare è il fatto che siamo in grado di misurare, prima di tutto, un pre, un durante e un post. E questo, secondo me, anche in ottica di infondere determinate sostanze, è molto importante, nel senso che ci sono alcune sostanze che in eccesso possono dar fastidio, e altre sostanze che invece ottimizzarle può avere un grande vantaggio. Mi riferisco, non so, a alcuni vitamine o antiossidanti come il glutatione, come alcune molecole che possono avere anche un supporto in alcune patologie, no? Non so, mi riferisco a problematiche di natura epatica. La steatosi, le condizioni di infiammazione del fegato, la fibromialgia, per esempio, è una condizione ancora che si sta studiando molto, che si è visto che alcune vitamine del complesso B
possono a dosaggi più alti poter aiutare, perché lì si pensa che ci sia anche lì un discorso legato all'inefficienza mitocondriale a produrre energia e quindi la stanchezza, il dolore, eccetera, di questo tipo di pazienti. Quindi anche lì va fatto un discorso legato al misurare e a utilizzare, diciamo, trattamenti idonei, perché sento tanti colleghi purtroppo che sponsorizzano questa IV therapy come la cura a tutti i mali, no? Non è che più non significa meglio, cioè nel senso non è che se io carico il sistema di sostanze a caso il mio corpo risponde bene, quindi questo c'è da dire, insomma. Secondo te, in generale, quanto l'IV therapy è veramente un fattore, dà veramente una mano, e quanto invece fondamentalmente è ancora qualcosa di troppo precoce o che comunque nel migliore dei casi ha una spinta pressoché ininfluente? Sì, questo è, diciamo che anche lì, secondo me, sai, io qui ho conosciuto su Milano, si occupano di, diciamo, costruire una formula idonea che contenga una serie di nutrienti, diciamo, ottimizzati, no? Tutto è partito da una formula che si chiama formula di Myers, che è stata utilizzata diverso tempo fa. Da questo credo un medico, comunque un biologo che ha formulato un mix, un cocktail di sostanze che in generale sembrerebbero far bene, che questo include alcune vitamine del complesso B, alcuni minerali, eccetera, eccetera. Quindi già a partire da una base di questo tipo è abbastanza sicura, nel senso che non parliamo di dosaggi da cavallo, non parliamo di infusione di sostanze particolari. C'è grande interesse, devo dirti, per esempio, alcune condizioni sull'utilizzo del NAD, no? Come sai, il NAD è un precursore, diciamo, fa parte, diciamo, delle varie forme della niacina, della vitamina B3, e adesso lo stanno molto testando proprio per la capacità di intervenire nella rigenerazione energetica delle cellule. C'è tanto ancora da fare, ti dico, Domenico, perché anch'io non sono convinto della reale efficacia al 100% di tutte queste sostanze. Vanno utilizzate con criterio e soprattutto ci deve essere un'indicazione medica, cioè nel senso che ci deve essere il motivo per cui questo mix di sostanze può essere prescritto, cioè, e riguarda sia il sano, lo sportivo, l'agonista, l'atleta d'elite, sia ovviamente il paziente che ha una problematica che deve affrontare dal punto di vista metabolico, immunitario, eccetera, eccetera. Quindi, detto questo, Secondo sicuramente. te, poi, visto che la maggior parte di queste sostanze possono essere assunte anche per via orale, fa davvero così tanto la differenza poi assumerle per via endovenosa? Beh, alcune sostanze sì, nel senso che ovviamente noi abbiamo una capacità di assorbimento, no? L'intestino non è, il corpo umano non è scemo, come si dice, nel senso che alcune sostanze, se o somministrate in vena, banalmente, se pensi alle gravi anemie da carenza di ferro, l'utilizzo di terapia in vena con il ferro, che ho utilizzato anch'io in ospedale, soprattutto nei pazienti che hanno sanguinamenti o comunque una serie di problemi, è molto efficace nel ripristinare le scorte. Per bocca ovviamente si attivano una serie di meccanismi che in parte vanno a preservare la capacità, quindi il corpo dice fermi tutti, assorbo un tot e il resto lo butto fuori. E allo stesso tempo molti di noi non hanno un intestino così messo bene, tale per cui quell'integratore o quella sostanza che prendiamo per bocca, poi quando arriva dove deve arrivare nelle nostre cellule, ci arriva magari a quantità molto più basse di quello che dovrebbe. Alcune Provo sostanze. questa domanda proprio perché spesso c'è, diciamo, questa diatriba per la quale uno dice ok, perché questa IV therapy che non ha queste evidenze chissà così forti, con tante sostanze che possono essere assunte ugualmente per via orale come integrazione, io dovrei assumermi il rischio comunque di avere l'assorbimento endovenoso, eccetera, sempre con il rischio minimo per quante però di magari infezione o di qualsiasi cosa può portare questa tipologia di assimilazione. Sì, certo, va sempre considerato quell'aspetto, perché comunque anche il sovraccarico di antiossidanti è negativo, cioè noi dobbiamo avere una giusta quota anche tra virgolette di infiammazione benefica, no? Che ci serve, perché anche lì è tutto un bilancio di sistemi antiossidanti e capacità ossidativa, ad esempio sparare in vena massicce dosi, ecco, di glutatione, di vitamina C e di tante altre sostanze, non sempre è la scelta giusta.
soprattutto se non si conosce il passato e la storia clinica del paziente, no? Perché si è visto che comunque l'associazione anche con alte dosi di alcune sostanze può mettere a rischio, comunque può alimentare anche qualcosa che noi non sappiamo. Ci sono tante persone anche che fanno terapie di natura oncologica, eccetera, che non sempre sono. Si è visto che in letteratura non c'è un consenso a un via libera a tutte le sostanze, ecco, che magari hanno. Mi riferisco ai tumori perché è la cosa più eclatante, però le cellule poi utilizzano le sostanze, anche quelle tra virgolette cattive, per proteggersi, e quindi magari uno pensa di dare un antiossidante quando in realtà sta facendo un danno, no? Nel senso che alimenta la resistenza delle cellule, per esempio, è un trattamento importante farmacologico che deve affrontare. Quindi questo è un aspetto che hai toccato importantissimo. Ok, quindi fondamentalmente hai elencato un po' le terapie che eseguite al centro. Il paziente medio del centro, chi è, che obiettivi ha? Ma allora, il target ideale sarebbe appunto iniziare questi percorsi di screening, di check-up e di intervento a un'età, diciamo, che si attesta intorno ai 40-45 anni. Quindi, diciamo, il target ottimale sarebbe questo, di questa clinica. È anche vero che, diciamo, il costo da affrontare non è proprio irrisorio. E quindi solitamente si avvicinano a noi pazienti con determinate caratteristiche socio-economiche, parliamo di lavoratori di un certo tipo, sai, manager, imprenditori, avvocati, sportivi, diciamo, in un certo senso, che investono molto anche su questo aspetto qui prestativo, no? I ciclisti, per esempio, sono una categoria che investe molto anche in quest'ambito, no? Se pensi anche banalmente alla bicicletta, che ha tutta una serie di caratteristiche costosissime, tra l'altro, sono quelli che poi si avvicinano di più al decidere di iniziare un percorso di questo tipo. Quindi è ovvio che, ne abbiamo parlato anche altre volte, il discorso economico può essere un impedimento, sono d'accordo. Si spera che comunque l'accessibilità a queste valutazioni possa nel tempo diventare un qualcosa di più facilmente, diciamo, prescrivibile e attuabile anche da persone che magari non hanno, diciamo, queste possibilità, ecco. Perfetto. Per quanto riguarda invece un pochino il discorso che abbiamo affrontato prima, ovvero quello dell'anti-aging più improntato sulla prestazione, sul mantenimento di un certo livello di vitalità, energia e quant'altro, magari anche prima dei 40 anni, che tu sappia, esiste qualche realtà del genere in Italia o comunque che si sta approcciando a un discorso del genere più di stampo americano? È qualcosa che nel nostro paese è proprio escluso. No, sinceramente, per quello che so io, non credo ci sia al momento in Italia. Quindi è un qualcosa che stiamo vedendo arrivare, appunto, come detto, anche dagli Stati Uniti, dagli Emirati Arabi, adesso, no, si va da Dubai, queste grosse città, dalla Svizzera. Sicuramente qualcuno sta iniziando a ragionare in quest'ottica, però, diciamo, per il discorso che abbiamo fatto all'inizio, l'Italia da questo punto di vista ha delle grosse limitazioni, in parte assolutamente condivisibili, d'altro canto, ovviamente. E credo che per tante cose potrebbe essere, come dicevamo, una questione di tempo. Quindi, in base a quello che cambieranno le normative, cambieranno una serie di prescrivibilità, chissà, questo staremo a vedere, è una sfida di tutti, insomma. Secondo te, ad oggi una persona di 30, 35 anni, 40 anni, che dice: Doc, voglio fare tutto il possibile per mantenere al massimo la mia vitalità, le mie prestazioni, la mia estetica, la mia produttività, la mia qualità della vita, e non mi interessa neanche allungarla al massimo possibile. Se devo giocarmi qualche anno di longevità a favore della qualità, mi va bene. Cosa posso fare? Cosa gli diresti? Questa è una domanda che mi mette un po' in difficoltà perché, comunque, da una parte, no, c'è sempre il discorso medico legato al fatto che devo garantire la massima sicurezza anche per il paziente dal punto di vista della sua salute. Ovviamente, una richiesta del genere presuppone che anche il medico debba prendersi alcune responsabilità. Manca tutta una parte che riguarda, per esempio, il consenso, no? Nel senso che esistono comunque una normativa in Italia ben precisa che regola anche il consenso informato, della serie consapevole dei rischi,
accetta di fare determinati trattamenti di cui non abbiamo ancora certezza che possano fare del bene. E quindi non ti so dire, diciamo che su alcune cose mi trovo un po' più d'accordo, diciamo anche sull'utilizzo magari di alcune terapie, di alcune sostanze che possono in un certo senso aiutare. Dall'altra sono ancora favorevole al fatto che bisogna dare tempo al tempo e probabilmente ottimizzare, diciamo, in una fase di vita ancora troppo giovane, soprattutto quando parliamo di terapia ormonale e di quant'altro. Al momento io personalmente non ho né la competenza né comunque mi sento di consigliare di farlo perché non c'è una evidenza così forte rispetto, per esempio, a iniziarla, ecco, 20 anni più tardi, come avevamo detto prima. E al di là delle terapie, diciamo, farmacologiche, per tutto quello che concerne il resto, quindi allenamento, alimentazione, stile di vita, sonno, recupero, integrazione naturale e quant'altro, cosa consiglieresti a questa persona? Quello diciamo di innanzitutto di iniziare a misurare, quindi valutare qual è il punto di partenza, quindi non solo dal punto di vista biochimico, ma anche dal punto di vista strumentale, e cercare di capire gli obiettivi che si vogliono raggiungere, perché è tutto bello, però come diciamo all'inizio deve esserci una attuabilità nel pratico che poi è molto importante e prevede la motivazione e la costanza, cioè allenarsi in zona 2, per esempio, per quanto possa essere bello e utile nell'aumentare il VO2 max, per molti, me compreso, una grande rottura di scatole, nel senso che si tratta di allenarsi almeno un'ora, 3 o 4 volte a settimana, a questa range di frequenza stabilito, che effettivamente può essere un pochino noioso, no? Per alcune persone. Quindi diciamo trovare il giusto mix di allenamento, nutrizione, eccetera, che sia adattabile alla persona è un obiettivo che sia il medico diciamo, il paziente o comunque la persona che si avvicina devono sapere, insomma, entrambi. Perfetto, in generale ormai siamo in chiusura. Vuoi lasciare un ultimo messaggio agli ascoltatori ed in generale un consiglio, diciamo anche da medico, per chi vuole stare il meglio possibile, invecchiare il meglio possibile, mantenere il lifespan migliore possibile? Sì, senz'altro, come dicevo, non avete paura di iniziare a fare delle valutazioni, diciamo che anche che si pensa che possono essere molto esose, in realtà alcune bastano, come hai detto anche tu, farle solo una volta, già quello ci dà tante informazioni. Allo stesso tempo il concetto di misurare è un altro parametro giusto e poi ovviamente, cioè, il consiglio generale che posso dare è, diciamo che da alcune cose non si scappa, nel senso che è ovvio che il fumo, l'alcol, diciamo, e appunto la carenza di questi pilastri che abbiamo detto sono fortemente associati a un peggioramento della qualità di vita e della durata. Quindi questo è un altro aspetto. Da medico lo dico sempre perché è sempre molto sottovalutato, specialmente nei giovani, il ruolo anche che hanno le sostanze, diciamo, che danno dipendenza. E quindi questo può essere un altro aiuto. L'altro è trovare anche una motivazione che ci spinga, questo lo dici spesso anche tu, perché anche l'aspetto motivazionale è qualcosa di importantissimo, e poi di affidarsi a professionisti giusti dal punto di vista anche della capacità che hanno di analisi dei dati. Ad oggi misuriamo tutto, no? Abbiamo dispositivi indossabili che misurano la pressione, la frequenza cardiaca, la fase del sonno, l'HRV, non so, la sudorazione, la temperatura corporea, eccetera. Abbiamo grande tecnologia che ci aiuta. Misurare è utile, e questo lo dico perché è importantissimo, ma allo stesso tempo affidare l'analisi del dato ai professionisti giusti è un'altra chiave di lettura importante, perché sennò si rischia di, come dicevamo prima, avere una montagna di dati inutili e soprattutto alimentare anche delle forme anche di controllo, no? Che possono diventare anche più pericolose, l'ossessione, no? La compulsione, il fatto di dover per forza vedere il numerino che si alza o si abbassa, non è sempre utile. Quindi questo un pochino per chiudere, ecco, nella mia umile, diciamo, esperienza posso dire questo. Perfetto, abbiamo detto tutto, ti ringrazio ancora per essere stato qui, ringrazio tutti gli ascoltatori e alla prossima. Grazie, grazie per l'invito.